il sodalizio criminale composto principalmente da iracheni e afghani, che favoriva l'ingresso illegale di migranti in Italia e in altri paesi europei, 19 i componenti dell'associazione per delinquere, che aveva ramificazioni a Bari, Torino, Milano e Ventimiglia. Un gruppo che spostava soprattutto iraniani, iracheni, afghani, pakistani e dalle coste sostanzialmente della Grecia o della Turchia, individuava migranti che venivano mandati in Italia e sostanzialmente poi da lì venivano organizzati e orientati verso i paesi di destinazione. Avviate nel 2018, le indagini sono scaturite dall'analisi di 10 sbarchi avvenuti nella provincia di Siracusa. Gli scafisti venivano remunerati con $1,000 per ogni traversata. Dietro un compenso di circa 6.000 euro veniva assicurato loro il viaggio in Italia, poi la possibilità di arrivare in Francia o nel nord Europa. La banda favoriva anche la regolarizzazione dei cittadini stranieri falsificando contratti di lavoro e documenti necessari all'ottenimento del permesso di soggiorno.